Giorgio Tavernisi, fondatore di Forum GT, esperto di SEO, forse il più grande conosciuto in Italia, e oggi ho parlato di posizionamento di hotel su Google. Allora, prima cosa, secondo te, visto anche la luce di Google Panda, i cambiamenti che ci sono stati, come si fa a conciliare SEO con contenuti di qualità? Sì, allora, Panda diciamo che non dovrebbe assolutamente toccare i siti delle strutture ricettive, è più dedicato a chi fa aggregazione di contenuti, quindi tutti i portali turistici che fanno aggregazione di contenuti dovrebbero stare attenti a non creare contenuti duplicati, quindi il primo aspetto importante è la duplicazione dei contenuti, non farla assolutamente in nessun modo. Per riuscire a vincere sui motori di ricerca, non essere sia penalizzati da algoritmi di duplicazione sia altre cose, bisogna investire sui contenuti, quindi contenuti originali. E quando dico originali, non scritti anche bene da persone competenti che si occupano di scrittura dei contenuti e che riescano a conciliare una buona scrittura con delle buone informazioni, perché questo mix è vincente su internet. Perfetto. E per quanto riguarda social network, quanto contano ora, quanto pesano? Per quanto riguarda i motori di ricerca, conta tantissimo il social network di Google, che oggi sta avendo un'influenza davvero importante, Google Plus. Quindi ha un'influenza davvero importante nelle ricerche di Google stesso. Poi Twitter conta ma meno di un tempo, gli altri social contano poco, però sul turismo i social network contano tantissimo al di là dei motori di ricerca, contano proprio nell'engagement con gli utenti, certo, nel far fidare l'utente attraverso i social network, e questo rompe tutte le barriere tra la mia struttura ricettiva e qualsiasi altro intermediario, che sia Google, che sia Booking o altri portali di questo tipo. E quindi social come funzione sia di motore di ricerca sia di engagement con gli utenti. Dei consigli veloci fondamentali per posizionare l'hotel su Google? Allora, per il turismo ovviamente i classici fattori di ottimizzazione, quindi è importante avere il sito ottimizzato, quindi le parole nel title, tutti i fattori di ottimizzazione, questi sono indispensabili, ma per posizionare una struttura ricettiva su Google anche lì i contenuti, di solito le strutture ricettive si focalizzano su quelle 10-15 pagine, in realtà la cosa importante per una qualsiasi struttura ricettiva è avere dei contenuti specifici per ogni caratteristica, avere dei contenuti dedicati, pagine quindi dedicate alle offerte, al territorio, alle caratteristiche della struttura ricettiva, gli eventi, qualsiasi cosa che l'hotel e che la struttura ricettiva può essere ricollocata all'interno del proprio sito va messa in una pagina dedicata. Il punto è quello, creare dei contenuti di qualità costantemente che crescano nel tempo e non fermarsi a una struttura ricettiva con 10-15 pagine perché non ha più nessun valore. Deve continuare a crescere con contenuti free. Esatto, sia nella sezione news blog, tra virgolette, sia nella sezione magari proprio dei contenuti interni del sito. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi.